Il debutto di mister Gennarelli sulla panchina del Real Cesinali dopo l'addio di Moccia. Cesinali che si presenta con Catapano, Ruoccolano, Bifulco, Annunziata, Nenè, Volonnino, Stiano, La Marca, Brillante, Mautone e Sepe. Risponde il club futsal parete di Lanteri e Mangiacapra con Tomasone, Inno, Maddalena, Esposito, Paduano, Granata, Basile, Perfetto, Spigonardo, Disarno, Tamburrino e Bianco. Una partita tra due squadre sicuramente ben attrezzate. Subito questa chance per il parete con la conclusione sotto misura di Granata, il salvataggio in extremis del portiere locale. Ancora un'iniziativa del parete con questa bella triangolazione, il tiro di Paduano e ancora attento il portiere del Cesinali. Insiste il parete con questa iniziativa, questa lunga manovra. Adesso è Esposito il passaggio, poi per vie centrali la palla che resta lì, una serie di rimpalli e poi il tocco e la palla che finisce sul fondo, forse una deviazione su questa conclusione. Il Cesinali prova a rispondere con questa splendida iniziativa di Volonnino, che calcia splendidamente con il mancino, alzando la palla sulla traversa. Ancora parete con quest'altra azione, la palla resta lì, poi un altro rimpallo favorevole, un tocco al centro area con la grande parata e poi il salvataggio sulla linea dopo la conclusione di Inno. Si salva ancora la difesa del Cesinali, che qui prova nuovamente con Nenè. Splendida la Veronica con il salvataggio di Tomasone con il petto. Di nuovo parete sull'altra sponda, attenzione a questa iniziativa, poi sempre Esposito, il passaggio all'indietro, la conclusione mancina con il numero 10 di Perfetto. Nulla da fare, non si passa dalle parti di Catapano. Ancora il Cesinali sull'altra sponda, splendida questa azione personale con il salvataggio dell'estremo difensore Tomasone. Di nuovo parete, attenzione a questo sinistro da posizione defilata con il grande intervento di Catapano, che smanaccia in calcio d'angolo. Con le immagini siamo al secondo tempo, la conclusione in mancina di Capitan Stiano trova l'angolo, ma anche la risposta di Tomasone. Poi di nuovo Cesinali con l'iniziativa di Stiano, prova nuovamente a puntare l'avversario, la doppia finta, la conclusione con il sinistro, la parata e forse anche l'intervento sul palo di Tomasone. Attenzione al parete, sempre con il lungo possesso palla per il team di Mangiacapra e Lanteri. Qui sempre il passaggio di ritorno di Tamburrino all'indietro, poi arriva il tocco ancora a centrocampo, il passaggio nuovamente del parete, l'azione che continua in area di rigore con la conclusione finale che finisce sul fondo. Ancora il tentativo del parete con il tocco di Tamburrino, poi il passaggio laterale, di nuovo il parete in avanti a cercare lo spiraio per andare a calciare in porta con tranquillità. Sempre la lunga manovra del club casertano, il tocco per Esposito, nuovamente il passaggio largo a sinistra, poi l'imbucata centrale di Tamburrino con il gol di Esposito, che porta così in vantaggio il club futsal parete al minuto numero 52 con la formazione di Lanteri e Mangiacapra, che assapora il gusto della prima vittoria esterna, ma non ci sta assolutamente il Cesinali, si affida ai suoi uomini migliori. Questa conclusione di Stiano, forse deviata, arriva il gol dell'1-1 al minuto numero 55, ristabilita la parità al Nocelleto. È un finale thrilling, è un finale incandescente con le due squadre che vogliono l'intera posta in palio, ma qui c'è l'errore, la ripartenza del Cesinali. Attenzione al tocco per il destro sotto misura di Ruoccolano, che vale il gol della vittoria al minuto numero 57 per il Real Cesinali.